Grazie. I presupposti sono di stare vicino a chi, diciamo, nella parte, diciamo, non sportiva, nella parte penale invece ha commesso degli errori. Che piace molto, ormai è una tradizione qui in questo istituto e per la seconda volta appunto si dà il via ufficiale. È una manifestazione che, dicevo, ci piace per vari motivi, sia per gli alti valori sotto il profilo morale, etico e sociale che rappresenta, poi perché evidenzia l'importanza dello sport, che in carcere ha un significato, una valenza tutta speciale, perché comunque lo sport è uno degli elementi del trattamento, quindi uno degli strumenti attraverso il quale si può portare avanti quel processo di recupero per i detenuti. Oggi Libera con la WISP ribadiscono l'importanza di una dimensione etica e valoriale dello sport. Lo sport che è davvero un bene comune, un bene per tutti, che forma la cultura anche delle coscienze, per uscire dalla cultura del Dio e incontrare la cultura del noi. Alex, qui dentro lo sport, diciamo, lo spazio è ristretto, però può essere anche quello un modo per riprendere, per ricominciare? Deve essere, secondo me, perché lo sport adesso non solo ad alto livello, ma soprattutto per i ragazzi che stanno qua dentro, può essere proprio un'ottima attività per trovare anche di nuovo magari l'equilibrio. Io sono sicuro che lo sport in questo può dare una grande mano. Per me lo sport vuol dire vederlo di nuovo come magari l'ho visto una volta, perché io purtroppo mi sono dopato, ho sbagliato e è una diciamo un'idea di sport non bella come ho lasciato, no? Quindi io adesso ho una grossa motivazione per mettermi di nuovo, diciamo in mezzo al gruppo per avere di nuovo una bella sensazione pensando allo sport. Correvo a pallone, sempre così, con lei, ogni giorno. Significa molto per me la vittoria, nel senso della libertà. E appena finita la manifestazione ci sono state le premiazioni, un bilancio di questa giornata? Ma guarda, complice la stupenda giornata di sole primaverile, io credo che è il secondo anno che abbiamo fatto la scelta di farla correre di domenica con l'impegno di tutti, del carcere, dei volontari, e io credo che potrebbe, come dire, col tempo diventare a suo modo una classica. Immaginare anche un appuntamento fisso entro il carcere per una corsa importante e storica come Vivi Città sta diventando probabilmente un modo nuovo anche per ridare forza a questa corsa che tanto ha dato alla storia dell'USP, alla storia dell'atletica di questo paese. Sorrisi dei detenuti, di tutti coloro che hanno corso, chi essendo, diciamo, popolazione carceraria e chi venendo da fuori, dando l'idea chiara che siamo un'associazione capace di mettere insieme istituzioni come questa che privano la libertà delle persone nel rapporto costante con il territorio. Io ne voglio per questo approfittare per un ringraziamento particolare a tutta la squadra, partendo dal comitato della WISP
di Roma, partendo tutti i volontari, da tutti i 2500 circa volontari che abbiamo sparsi in tutta Italia e nel mondo, perché poi abbiamo coinvolto e, come dire, collegamenti anche con questi. Soddisfazione piena. Condivido con quello che diceva Gianluca prima. Io credo che abbiamo una grande opportunità. Se qualche tempo fa cercavamo un'idea di rilancio dopo il trentesimo del Vivicità, io credo che questa possa essere un'idea su cui investire.